Oggi andiamo fra gli alberi. Allora, oggi guardate che oggi sono fuori di testa, però dobbiamo esplorare nuove isole. Vedete queste isole qua giù? Sono isole bellissime, talmente tanto grandi che porca miseria, sono enormemente belle. Però allora oggi ho un nuovo alleato qui con me. No, un attimino, ho un problema mentale. Allora, prima di tutto ci suicidiamo. Oggi ho un alleato qua con me, ma ve lo dico fra un po' ve lo dico, perché il nuovo alleato è un po' astuto, è un po', capito? Un po', però devo andare a prendere un po' di ferro. Mi sono fatto il piccone in ferro. Allora, il nuovo alleato che sarà qua con noi è proprio la scatoletta. Allora, praticamente, quando io faccio cia-cia-cia, già mi viene da ridere, quando faccio cia-cia-cia praticamente dobbiamo, capito, è una cosa buona, capito, cioè, nel senso, vuol dire che abbiamo completato una sfida, cioè, per esempio, quando prenderemo tutti questi diamanti, avremo completato una sfida, capito, bella, eh? Adesso vedete, perché porca miseria, dovete vedere. Abbiamo preso tutti e 27 diamanti. Ciao ciao ciao. Ecco cosa vuol dire, avete capito? Beh, certo che avete capito. Siete astuti, arguti ed intelligenti. Allora, praticamente per ora, cioè, porca miseria, non sono solo 27 diamanti. Cioè, non so se avete ben capito, ma sono 27 blocchi in diamante. Cioè, 27 per 9, sapete quanto fa? 7 per 9 fa, non mi ricordo, e un sacco di diamanti, veramente tanti. Cioè, porca miseria. Perché qua c'è del diamante, domanda? E questa cosa mi ha sconvolto. Perché io ho preso già tanto diamante, fidatevi, non ne avevo bisogno di altro. Dovevate darmi una cesta, mannaggia voi alle vostre chiappette, no? Allora, adesso che prenderemo anche quest'altra, capito, isola, che avremo finito anche quest'altra isola, faremo... Allora, cos'è questa cosa per chi non lo sapesse? È semplicemente un integratore alimentare, ok, una scatoletta, no? E praticamente simboleggia quello, no? Cioè, ovviamente simboleggia quello. Però adesso andremo a vedere immediatamente quanti diamanti abbiamo. Allora, abbiamo, secondo i miei calcoli matematici molto grandi, abbiamo esattamente... 1, 2, 3, quasi 4 stacchi in diamante. Ma io non è che voglio dire che praticamente siamo a posto per tutta la vita. Non sto dicendo affatto questo e non lo direi mai. Però porca miseria. Cioè, poi avete visto che là in mezzo stavo disegnando, stavo mettendo anche qualcos'altro là in mezzo, no, alle gambette, no, dell'armatura. Lasciate fare, perché è meglio se non avete capito, è meglio. Allora, adesso però posso farmi l'armatura, la spada, il piccone. Porca miseria, una cosa. E poi non perdiamo niente, perché già nella mappa c'era il Keep Inventory. Voi sapete cos'è il Keep Inventory? È una magia oscura, che praticamente non ti fa perdere le cose. Voi direte, ma come, Dunis, è semplicemente un incantamento normale? No, è una magia oscura del male. E fidatevi. Porca miseria, bellissimo. Allora, adesso rifacciamo tutti quanti i blocchi, perché così almeno, capito, risparmiamo spazio. No, perché sennò sono troppi diamanti e questa cosa, cioè veramente troppi diamanti. E poi, cioè, capito, sono troppi, sennò. Vabbè, molto buoni, devo dire. Ne mancano giusto 8, che però faremo così, guardate. Fatto tutto. Porca miseria, tutto quanto bellissimo ora. Vedete? Olè, perfetto, siamo a posto. Allora, aspetta, devo mettere anche i blocchi in oro, Dunis, mi raccomando. Allora, la prossima isola che dobbiamo visitare today, oggi, è quella là, e poi ce n'è un'altra più dietro. Allora, questa isola mi sa di lana, perché io vi ricordo che in questa mappa il nostro obiettivo è trovare tutte quante le lane. Pollo, come sta lei? È brutto, sì, quindi se ne va a quel paese. Allora, questo è uno spawner di maiali, perché ci dà tanto cibo. E no, a noi il cibo serve, no? Perché giustamente, cioè, noi non abbiamo tanto cibo, quindi ovviamente ci serve. Però maiale è grosso e ciccione, si sposta immediatamente, grazie mille. Ok, perfetto, grazie. Anche tu però, porca miseria, siete in troppi. Ok, perfetto, grazie mille. Allora, io qua sotto questa mappa sento puzza di lana. Non è... Scusate, cos'è sta roba? Perché c'è dell'ossidiana qua? Qua mi puzza! Lo sapevo io!
però non possiamo aprirla, allora dobbiamo romperla. Chissà cosa ci sarà. No, però sapete cosa? No, 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 la rompiamo perché non sto qua a rompermi io le scatole, quindi rompiamo solo la cesta e basta. E dentro c'era l'agliello cosa, molto bene, la lana gialla, era proprio quello che sapevo. Ora però dobbiamo andare a prendere la prossima isola. La prossima isola sarà veramente magica e stratosferica, perché troveremo chissà quali tesori e quale specie viventi su questa nuova isola, come se fosse un nuovo pianeta, no? Invece no, è semplicemente un'isola. Molto bella quest'isola, però vediamo un po'. Tutto sommato non è così male, no? No, cioè dico io. Ah, lo sapevo io, lo sapevo. Io l'ho sempre saputo. Qua c'è la lana arancione. Ma scusate, io non ho ancora capito che caspita mi servono. Ah, giusto, per gli indizi, sì. Sì, proprio così. Vabbè, forse dovevamo seguirli dall'inizio, però ormai è troppo tardi. Voi sapete, muoio, perché cioè, si fa prima, fidatevi, si fa prima, perché tanto non perdiamo niente, viviamo comunque, cioè, voglio dire. Sembra una comunque abbiamo completato l'isola. Avete visto? Che strano gesto che ho fatto con la mano. Spero di non farlo mai più. Allora, però ho la lana. Ah, giusto. Ok, aspettate. Mi sono leggermente impappinato il cervello. Mi sa. Ok, oggi mi sa che abbiamo ben due. Cioè, lo ripeto, è ben due. Aspetta, forse non avete capito bene. Abbiamo ben due lane da mettere a posto. Due lane da mettere a posto. Per favore, no, 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 no. Allora, tunisiani, per favore, non chiamate lo psichiatra, perché sono tutto quanto esagitato, porca miseria. Oh no, mi sono appena accorto che vi sto spaccando i timpani. Fate bene a scrivermi Dunis, non sputare sul microfono, e stavolta nemmeno. Non urlare nemmeno nel microfono. Aiuto. Vi prego, no, per favore. Vi prego, per favore, no. Moriamo. Allora, cerchiamo di mantenere la calma, perché qua se no finisce male. Allora, porca cuspusta, no, però qua non c'è più. Scusate, no, questa cosa è brutta per YouTube, perché ogni YouTuber è terrorizzato dal buio, ogni YouTuber che, cioè, nel senso ogni YouTuber è terrorizzato dal buio. Lasciate il buio, lasciate. Oh, perdete ogni speranza voi che entrate nel buio, YouTubers. Era così che diceva Dante, come no? Tutti l'abbiamo studiato. Dante parlava dei YouTubers, no? Ovviamente scherzo, non fidatevi di quello che dico. Cioè, nel senso, sì, fidatevi, ma su questa cosa era falso. Cioè, era molto falso, perché Dante era... Vabbè, lasciamo perdere. Molto bello, comunque, siamo arrivati fino a questo punto del video. Siamo arrivati alla fine del video. Se siete arrivati fino a questo punto, mi raccomando, commentate con scatola scracra. Non mi ricordo come caspita l'avevo chiamata. Vabbè, scracra, voi scrivete. E io vi do il cuoricino. E noi ci vediamo al prossimo video, tunisiani. Ciao!